Non va bene così, non va bene così, non va bene così per la Roma, non va bene così all'ultimo secondo, ogni volta all'ultimo secondo, mai che riesce a imporsi sull'avversario. Cioè, è una Roma che abbassa il suolo, adesso si prenderà questo 2-2, ma forse era meglio per l'ambiente una scoppola in faccia con il 2-1 e non prendere un punticino che non serve a niente. Non serve a niente questo punticino, è una Roma che non si capisce, non si capisce qual è il progetto. Non può essere questa la Roma. L'anno scorso aveva qualcosa come 6 o 7 punti in più con Fonseca, con meno giocatori, senza Abraham, senza Zaniolo. Bisogna dirle queste cose. Bisogna dirle queste cose perché bisogna migliorare. La Roma è una squadra, è un patrimonio nazionale che deve migliorare. Io vorrei vedere la Roma in lotta con Juve, Milan, Inter, Napoli. L'anno scorso Roma e Napoli hanno fatto lo stesso campionato, erano le stesse squadre. Il Napoli non ha cambiato nulla e guardate dov'è? La Roma che ha messo giocatori nuovi e forti come Abraham e come Zaniolo, guardate dov'è? Ragazzi, di che stiamo parlando? Si parla adesso di Gattuso, si parla, si incomincia sentito Gattuso, sapete queste storie, ma perché? Perché il progetto Mourinho non mi sembra che stia funzionando, cioè ma che si deve aspettare? Sta finendo il campionato, cioè tutte le altre tifoserie stanno, a loro, anche la Juventus, a loro modo, stanno pensando di avere un obiettivo e l'Inter l'obiettivo di vincere lo scudetto, il Milan lo stesso, il Napoli lo stesso, la Juventus sta arrivando e vediamo stasera, l'Atalanta tutto sommato è in piena lotta quarto posto, la Fiorentina si è preso la semifinale, la Lazio stessa sta pensando che magari se c'è la pazzia può arrivare in Champions e la Roma dov'è? Ma la Roma dov'è? A fare il 2-2 al 92esimo con Sassuolo, ci andiamo a vedere gli youtubers che faranno bravi, 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 ma non è così, non è vero, la Roma è un patrimonio nazionale. È messa in mano in questa situazione che non si capisce, io non lo vedo questo progetto, io, ma come la Roma può migliorare domani? Domani come può migliorare la Roma? Chi deve arrivare? Chi ti arriva domani per migliorare? Mbappé non arriva, Haaland non arriva. Cioè, con quali giocatori può migliorare? Si dice, ma tanto si farà un restyling di quelli, ma non funziona così, non è vero. Non è che ogni volta puoi fare il restyling e sono sempre i giocatori a avere colpe. Magari prendete, ripeto, prendete il Napoli che non ha fatto nessun restyling, però guarda dov'è. Ma i giocatori del Napoli sono più forti, i giocatori del Napoli sono un'altra cosa. L'anno scorso non si diceva così. L'anno scorso non si diceva così. E infatti, comunque, ragazzi, io ripeto, io me la prendo a cuore la Roma, perché a me la Roma mi sta a cuore, così come il Napoli, ovviamente tifo Inter, a me mi interessa solo l'Inter, però Roma e Napoli a me, io sono così, mi hanno sempre fatto simpatia. E ripeto, una città come Roma ha una Lazio che tutto sommato va bene, non ti aspetti niente dalla Lazio, quindi tutto quello che arriva va bene, però Mourinho, ma io ogni tanto vado a vedere il video che ha fatto Tifosiamo ai tempi quando arrivò Mourinho, tutti è arrivato Mourinho, abbiamo già vinto tutto, abbiamo fatto il non era vero, non era vero perché bisogna andare a vedere la storia è che Mourinho già al Tottenham ha fatto le stesse cose, al Manchester United ha fatto le stesse cose. Mourinho è l'unico allenatore che non ha vinto la Coppa Campioni con Real Madrid. L'hanno vinta Ancelotti, il Zidane, le vinceva così il Real Madrid con Ronaldo, le vinceva una dietro l'altra, ma non con lui. Cioè, tutte queste cose bisogna vederle. Che dopo quando si dice attenzione, si fa la vecchio, non è neanche tanto vecchio, credo che abbia 3-4 anni in più di Klopp. È proprio che forse non si è saputo rimodernare. Mi sembra lo stesso Mourinho dell'Inter, solo che gli anni passano, ma passano nel calcio. L'anno prossimo il calcio sarà qualcosa di diverso rispetto a quello che stiamo vedendo adesso. Fateci caso, il calcio che c'era l'anno scorso è quello che c'è quest'anno. Sembra che le squadre si siano cambiate, stramortite, è appena l'anno scorso. Quindi figuratevi se vogliamo comparare, fare questa comparazione fra Mourinho di adesso e il Mourinho del triplete. Io ragazzi, amici della Roma, ditemi voi, venite qua giù, fate quello che volete, ditemi quello che la pensate, perché mi sembrate davvero che state facendo un po' di partito preso. Questa Roma non sta funzionando, ma io con tutto l'amore che uno ci può dare a guardarla, tu dici, ma come gioca? Ma come gioca? Ma che gioco ha? Ma qual è il gioco? Contropiede, tieni tutto e dopo contropiede, ho capito. Allora va a prendere a Pozzo, a Rocco, cioè giocavano così.
50 anni fa, 70 anni fa, ancora così dobbiamo giocare, non si gioca più così. Adesso c'è propositivo, bisogna fare tanti giochi, bisogna fare tante situazioni particolari nei calcio d'angoli, tante triangolazioni verticali. Niente, niente, niente. Comunque, ma non so cazzi tuoi, in effetti non so cazzi miei. Però mi dispiace, ripeto, io guardo le squadre, l'ho sempre detto, seguo 5 squadre: Napoli, Roma, Inter, Juventus e Milan in particolare, guardo tutta la Serie A e ovviamente ho un tifo Inter, quella è la mia squadra. Dopo, tolta l'Inter, ho un po' di piacere se Roma o Napoli facessero bene. Comunque, alla prossima, ragazzi, scrivetevi se volete scrivere, ciao a tutti.